2,70. Boom. Vediamo 2,70 da questo cosa c'è. E la torta quanto è? 5,40. Dai, già ricosto mi dico, ma è altino 2,70. Non è una roba qua, perché se fosse dovrei essere qua. No, sono arrivato. 3, 4, 5, è stato 6, 7 e 8. Quindi 7 più 8 è fatto. 15 più 20, quanti ne abbiamo qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanti calcoli da fare. Il nostro posto base fuori. Questo non è perdere, no? Non l'ho messo io qua. Punto di aggregazione per la comunità, mi ritrovo, e per confermare la cosa, se vengono fuori le coordinate che sto cercando, che stanno già venendo fuori, è anche un osservatorio. Secondo me adesso viene fuori che ogni singolo dei menhir è una certa distanza e per ognuno c'è una fase lunare. Ora dentro la cupola. Il soffitto è fatto incastrato in pietra a pressione. Se non si... quella lì, la prima. Questo è perfetto con l'entrata. C'è una tarina per il mento, quello lì da voi. No, per un pezzo bisogna fare il tuo. Che lavoro! Mi ha impressionato il dentro, la cupola. Bellissima. Perché è fatto veramente... Filtra un po', ma per la pioggia però dovrebbe essere asciutto. Aspetta, quindi questo fa... Sì. Giusto, lì c'è un altro quindi che tramontava il sole di là al solstizio d'estate, la luce ti veniva dritta dentro qua da una parte e di qua invece si guardavano la luna. Ma dai, sì, era proprio giusto.
Infatti questo qua di larghezza è il doppio del primo, che serviva più appunto span di vista. Se adesso faccio un paio di calcoli, teoricamente la luna da questo quadrato ti faceva questo movimento qua, e il sole invece nell'altro uguale, stesso movimento, calava qui e qui tramontava il sole, in pratica la luce 160 come nell'altra camera. Perfetto. Si può dire quello che si vuole, io per me, confermata l'ipotesi di prima, veniva usato anche come osservatorio per le stagioni, anche le solstizie che non c'è. L'altrone era la prima macchina costruita dall'uomo, il calendario. Cioè non un attrezzo, ma una cosa che da sola funzionava come il ciclo delle stagioni, la prima macchina vera e propria. Bon, allora, l'entrata è dritta al sud, nord è dietro, e quindi se vede qualcosa. Ah, qua finisce il muro tra l'altro, va bene. Ingresso per l'ingresso nord, verso il sud, la stanzetta giù a est. Allora, se l'ingresso lì sono, ho detto 1,60, qua fa 1,60, fin qui dovrebbe essere sì, 25-30. Qua è l'equinozio. Oh, da qua no, è l'equinozio con quei due, no? Che vanno su alla stanzetta. Sud, nord e hai. Qua è il solstizio d'estate, tramonto. Quello lì è l'alba al solstizio d'estate. Quello è il solstizio d'inverno all'alba. E sto qua invece è il tramonto al solstizio. Era 1, 2, da là 4, 4, credo un quinto. Quello più esterno è qua giù, Sì, è più alto, no? Sì, è qua. Cioè, dov'è l'albero, dove sei? Quello è il quarto, era pieno. Terzo, secondo, primo e zero. E questo terzo piano è quello che cade dentro sopra alla stanza principale. Il secondo è proprio il muro lì, diciamo. Il primo finisce dentro là così. Cioè non è, con tutto rispetto ai contadini, non è un contadino che si è messo lì e ha detto aspetta che faccio un recinto per bestia. È così la faccenda. Vabbè, dritto dritto lì. E teoricamente l'inclinazione, se adesso riesco a beccarla giusta con il minimo di... poi riuscire con massi di queste dimensioni a rimanere precisi, perché insomma con quattro aperti che lo fai. Vediamo l'alba d'inverno, allora vediamo se c'è l'alba d'inverno. Thank you.
fosse stata militare, come mai le ferito. Non so per andare a parlare con te. Sicuramente segnava le posizioni, no? Faceva riferimento. Poi mette tutto. Perdiamo. A lei, signore. Aspetta un attimo. Allora, alla porticciola. L'interno quanto è largo? Non mi ricordo più. Questa volta le misure della porta? Sì, l'interno diciamo. Dai, 90. 90. Esatto. 90 per 90. Ah sì? Sì, sì, anche qui. 126. No. Sì, grazie. Perfetto. A voi il punto più alto. Allora. Il 128, 100. Vediamo questo come mezzo, dai. Sì, devo stare. Ciao, mi pensate che avessi a cordea? No, ma che devo fare? Qua. Sì, sembra tanto di segnale. Mi fermo a 4 metri. 2,30, 7,30. No, mi sembrava di nuovo un attimo da qua, eh? Sì. Aspetta. Buon. Solo la fine della piena. Prova a metterci 50 cm in più, bisogna concentrarsi. Devo aspirare oppure sotto il concetto. Solo un attimo. Quella di Rosan? Sì, perché è l'ingresso. Scarico, c'è la batteria. 2,70, sì. Aspetta però, perché 2,70 però. Giusto. Ah, siamo sicuri che finisce qua?